Potrebbe non voler indicare un ritorno di fiamma, eppure è singolare quanto sta accadendo a Giulia De Lellis e Andrea Damante in questo preciso momento. I fan della coppia più amata di uomini e donne sanno che proprio oggi i due avrebbero festeggiato il loro secondo anniversario. Non ci sono riusciti perché si sono lasciati un mese fa circa, pur senza mai svelare le motivazioni della rottura. In questo momento, però, si trovano a pochi metri di distanza l'uno dall'altra. Le storie spostate su Instagram dei due mostrano che stanno assistendo al concerto di Jovanotti all'Arena di Verona. Giulia ci è andata insieme ad alcune amiche, mentre Andrea non ha svelato l'identità dei suoi eventuali accompagnatori. È certo però che, proprio oggi che avrebbero festeggiato i primi 2 anni insieme, i due ex si trovino nel medesimo luogo. È stata la De Lellis la prima a rendere pubblica la loro separazione. Attraverso una serie di storie spostate su Instagram, l'ex corteggiatrice e oggi influencer aveva confermato la rottura con Andrea. Nessuno dei due ha voluto svelare quanto è accaduto, ma in rete si sono susseguite sempre più numerose una serie di indiscrezioni a proposito di un presunto tradimento da parte di Damante. Il DJ ha sempre negato, ma la sorella della De Lellis, con un like, ha dimostrato di avere dato credito a quei pettegolezzi. Damante mi rivedrà l'anno del mai. Con queste parole Giulia aveva smentito un riavvicinamento ad Andrea. L'ex corteggiatrice e concorrente del Grande Fratello VIP ha fatto sapere sempre sui social di non avere alcuna intenzione di tornare insieme al suo ex. Andrea, invece, non si è espresso. Che la De Lellis stesse ancora soffrendo è testimoniato dalle lacrime versate quando, ospite a Uomini e Donne, ha assistito alla scelta di Niloufar Haddati. Al momento della scelta, forse ripensando allo stesso momento vissuto 2 anni prima, Giulia si è lasciata andare al pianto. Chi se ne frega?